Jack! Benvenuti in questo nuovo video! Mi sembra Regina CSV. E nel video di oggi vi faremo vedere tutti i regali che abbiamo ricevuto per Natale. Sia quelli che siamo autoregalate, quelli che ci hanno regalato parenti, amici, oppure noi sorelle della ginnastica. Sorelle? Ehi, sorella! Ehi, amica! Sto male, sto male! Vai! Vai! Ah, alcuni non ce li abbiamo proprio qua, eh. Alcuni però... non ce li abbiamo qua fisicamente, però arriveranno. Allora, partiamo con questo che ce l'abbiamo tutti e due. Esatto. Ce l'ha regalato Beatrice. Ed è una crema con una lama. Lama! Una lima! Una lima! Ho sbagliato, scusatemi. Molto carino. Molto carino. Io devo ancora aprirlo. Poi nel pacco degli allenatori c'è uscito Forza 4. Che ci giochiamo dopo. E... mi raccomando, state attivi magari nei prossimi video che potrebbe uscire un video, però non si sa, dobbiamo ancora vedere. Per il montaggio è necessario l'intervento di uno. Adulto, allora. Qua abbiamo Emma Falda. Poi mi è uscito un profumatore Armani, buonissimo tra l'altro. Mi sembra, sai tipo quello di Sephora? Tipo... quelli che sponsorizzano. Buonissimo. A parte poi mi è uscito questo che c'è veramente top. Adoro. È un borsellino. Porta maniete. Ve lo consiglio a tutti. Da? Dagli allenatori. Ah, da Primark mi sa. Ma avanti. Poi sempre nei regali di Monia. A parte vabbè il body che non so se mi avete sentito. Sì, tutto colorato. Fantastico. Che magari ci sarà qualche spoiler tra poco. Cosa che è? Ti hanno regalato anche? Ah, mi hanno regalato gli evidenziatori tutti colorati pastello. E sempre nel pacchetto. In realtà ce ne avevo già, però... però di un'altra marca. Perché lei è una studiosa, voi non sapete. Anche io non sapete quanto. Allora, vabbè. Ce l'avevo già, però devo dire che mi piacciono molto di più. Sono molto più belli, più comodi anche nella studio perché sono più piccolini, quindi top. E poi un peluscino tipo antistress così, della Thai. Quelli con gli occhioni, non so se avete presente. E bellissimi. Poi, sempre del mio compagno, visto che non ho ancora fatto vedere niente, inizio io. Già da Emma mi hanno regalato questa bustina, penso che l'abbiano presa da Primark, con il mio segno che è Ariete. Anche io ce l'ho. E ce l'ha anche lei con Leone. Tu cosa che ci hai messo dentro? Ci sono i cioccolatini che ci ha dato. Antonio. Oddio, Antonio. Oddio. Che buoni. Il nostro massaggiatore ci ha regalato dei cioccolatini tipo Haribo, non sono cioccolati, sono caramelle. Io ce l'ho ancora qua. Io li ho lasciati a casa. Hai dimenticato. Vabbè, ma perché io l'ho lasciato tutto in palestra ultimamente, cioè perché posso partire. Quindi abbiamo ricevuto questo. Sì. Dammi qua che te lo metto qua così. Poi un'altra cosa che mi è stata regalata dalle mie compagne sono tutti, la listina forse me l'ha regalato, quella cosa di Yves Rocher che sono tipo le bagnoschiumi. Una crema che ho lasciato a casa, però ho tenuto, no, non è vero, non l'ho tenuto, l'ho dimenticato a casa anche quello. E un'altra cosa, sempre dagli allenatori, lo trovo, questo fantastico burro cacao al pandoro, cioè qua non si vede che è al pandoro. Mi sono dimenticato il regalo di Erika, però non è qua. Cosa ti hai regalato? E poi lo dico. Poi c'è questa qui, io. Questa qui, che ci ha regalato... Ti piace il colore? Sì, è bellissima. Una fantastica borsa da qua, calda, mini! È bellissima. Ti prego, non lo faccio. Poi, allora, partiamo da Erika. Erika mi ha regalato questo della Kiko, che è un burro cacao che è lip volume. Ma che cavolo! Lip volume. Ah, questo ce l'ha regalato sempre il nostro anch'io massaggiatore. Ce l'ho anch'io, guarda, vi faccio vedere. E questo è il mio regalo. Che regalo? Beauty. Ah sì, dopo lo faccio vedere. Questa spazza ce l'ho anch'io. Ah, ma è uguale! A lei ti ce l'ha diversa? Sì. Ah, questo bagno schiuma. Chi è? È un amico di mia sorella. Buonissimo. Piccolino, amore. Ah, quello è buono. Sì. Allora, questo qua è la vaniglia. E insieme a questi anche questa portamano. Per spalmare tipo... cioè struccarsi, ecco. Per struccarsi. A me piace un botto, quindi... Beh, però è stato carino, già che qualcuno ti ha pensato. Esatto, molto carino. Almeno qualcuno ti pensa. Vai, Marco. E indovinate cos'è? Una piastra.
Beh, è bellissima. È bellissima, raga, perché mi serviva e poi è bellissima. Ma a me piace un sacco il contenitore, tipo. Tipo questa marca è fantastico. È sempre una sponsor, io no, scherzo. Sponsorization. Però se volete regalarmi una piastra. No, ragazze, allora diciamo che se volete farci dei regali, potete... Mandateceli in palestra. Mandateceli all'indirizzo via Selvio 8/B. Giusto? 8/B. Sì. E noi li apriremo molto volentieri, faremo anche dei video. E se volete vi saluteremo nel video, dite voi cosa volete fare, magari mi lasciate un bigliettino, dite vorrei che apriste anche questo video. Anche tanto cibo. Vorrei che apriste questo pacco in un video e noi lo apriremo molto volentieri. Basta che ci scrivete nei direct, tanto ne leggiamo sempre. Esatto. Cioè se non vi rispondiamo subito... Oppure anche un bigliettino dentro il pacco. Giusto. Prima noi amiamo tanto i regali, soprattutto anche le sorprese. Anche a me mi piacciono un sacco, ti ricordi? Sì. Allora... Poi io mi sono autoregalata, però anche in parte grazie a mio papà, questo rossetto della Kiko che sembra rosso dell'Ima, in realtà è fucsia. Cioè, bellissimo. Poi, sempre di Kiko, questo qua di rossetto che è un gloss della collezione Wonder Woman. Wonder Woman. Comunque questa cosa io l'ho regalato io. Cosa? Ah, dopo ci arrivo. E poi questo lucida labbra di Essence che fa le labbra fortissime, cioè bellissimo, raga. Cioè, ti fa sempre l'effetto gonfio, però è anche rosso, quindi a Natale l'ho messo sicuramente. Nuova sponsor della Sephora, Kiko, attente. E l'ultima cosa, sempre di Essence, questa matita qua così, per le labbra. Tu non sei un ottimo sponsor, si fa così. È vero. Questa matita qua delle labbra di Essence, che è la... Adesso lo dico, la... No, non c'è scritto. Vabbè, non sei un'ottima sorella. Vabbè, non sono dico io, dai. Poi c'è mia sorella. Non ho finito, Martina. Sempre di Kiko. Questo mascara oro. Poi Nicole mi ha regalato questi due eyeliner. Eyeliner che adesso vi farà vedere anche Martina. Vai. Io non ce li ho. Che colore ti ha dato a te? Io non ho gli eyeliner, io ho qualcosa di più. Ah, cioè, in verità non hai niente di niente. Allora, io azzurro e bianco. Bianco. Nicola invece mi ha regalato tipo questo prodotto tipo cheratina. Perché lo volevo, cioè tipo che mi alisce i capelli dopo, o prima o dopo la piastra, non mi ricordo. Oh, ora. Che forte! E mi aveva messo anche tipo delle cose da Tiger, tipo zucchero filato, quelle cose là. Solo che l'ho mangiato in viaggio, ragazzi. Si mangiano le cose, quindi l'ho mangiate subito. Poi lo sai che l'ho buttato? Perché? Perché non potevo passare il barattolo. Quindi ho buttato lo zucchero filato. Vabbè, sempre di Kiko, questo eyeliner che si apre da una parte all'altra e ha due. Comunque le cose, tutte queste cose le ho prese perché mi servivano. E quando tipo andiamo in gara noi ci trucchiamo, no? E mi serve sempre magari l'eyeliner. Ho detto no, vedi, mi lo presti. Allora questa volta non le ho quello più perché ce l'ho già. Non è... Mia sorella mi ha regalato un sacco di cose. Cioè in verità non tante. Allora mia sorella Francesca, non so se vabbè, si chiama Francesca, mi ha regalato questa pochette bellissima con... Qua ci sono altri trucchi, ma non so. Oh, ma posso vedere un attimo? Ma questi sono tutti quelli che ti ha regalato? No, sono miei questi. Questo? Questo di... Aspetta, poi ci posso. È bellissimo! Ah, dai, è bellissimo. Regalato. Sì. Dopo lo dico. C'è questo specchietto, che è sempre mia sorella. Poi questa palette, bellissima, mi piace. Sempre mia sorella. Poi mi ha regalato, allora, questa cover... Delle AirPods, che è così. Voilà, ci sono le AirPods. E doveva essere anche uguale al mio cellulare, ma me l'hanno presa sbagliata per sbaglio. Però la vanno a cambiare, mi hanno detto. Poi mia sorella l'altra. Mia sorella l'altra. Giusy, si chiama. Mi ha regalato il cappellino della New York. Non so se avete quello. New Era. Non si chiama New York? No, si chiama New Era, però New York. New Era, New York. Vabbè, quello lì. Non so se avete presente, però io visto che ce l'avevo già nero, me l'hanno comprato tipo rosa, un fucsia. Poi, visto che siamo già qua, mia mamma e mio papà mi hanno regalato il giubbino della North Face, anche se non lo sapevo. E Erika mi ha regalato questo, della Kiko, bellissimo. Cioè, ragazzi, io voglio prodotti tutti della Kiko e della Sephora. Venite a darmi una mano. Io non ho mai capito cosa servono sti cosi. Però. Per togliere tipo l'umidità. Anche io non lo sapevo. Poi mi hanno regalato questo cappellino della Canadian. Canadian. Però è
carino, raga. Sembra un po' strano, ma è molto carino. Poi, questa perlina qua, che sapete che io amo Stitch. Infatti il mio letto è pieno di Stitch. Questa perlina qua con, ma non si vede, con Stitch e Lilo. Nel mio Pandora. E poi vabbè, comunque, cos'è che eravamo rimasti? Ah, a me mancano due cose da far vedere. Allora, questa che non è proprio un regalo di Natale. Ma cos'è? Io non ho capito. È tipo un porta computer, un porta iPad. E poi il regalo più bello. Ci sono arrivati i biscottini dall'Est di Lungo. No, i cioccolatini. I cioccolatini. E poi questo fantastico computer. Vabbè, comunque speriamo che vi sia piaciuto questo video. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale. Lasciate un botto di like. E ricordatevi di attivare la campanellina. Per non perdervi nessun nostro nuovo video. E mi raccomando, seguiteci su Instagram, che siamo io, emma.fada_basso. E tu? Marti Alba 07, tipo una cosa. Vabbè, buona visione. Cioè, no, niente, buona visione. Non mi messo like. Adios. Wow.